tutti! Allora, oggi postazione differente e soprattutto video speciale perché è il primo video di questa tipologia sul mio canale, ovvero un mukbang del McDonald's. Ero troppo veramente non ce la facevo più a resistere. Avevo preso la decisione di fare un video del genere anche sul mio canale perché li vedo sempre nei canali degli altri. E quindi oggi, dato che sono a pranzo da sola, ho approfittato per girarlo. Tra l'altro, è un video speciale perché per la prima volta mangerò un panino del McDonald's. Sì, lo so, sono un'aliena praticamente, adesso che vi racconto questa storia ai vostri occhi, perché dovete sapere, anzi, chi mi segue da un po' di tempo già lo sa, che io ho dei gusti veramente molto difficili e ho più che altro difficoltà ad assaggiare cose nuove. E in tutti questi anni in cui ho appunto mangiato al Mac, ho mangiato soltanto patatine, il toast e le mozzarelline che poi vabbè ho sostituito con le pepite Asiago, però i panini non sono mai riuscita ad assaggiarli perché proprio è un mio limite, non riesco ad assaggiare cose nuove e vedere quei panini così farciti con l'ansia che magari ci trovo cose che non mi piacciono tipo la cipolla, i cetrioli e via dicendo, non sono mai riuscita ad assaggiarli. Però oggi assaggerò con voi il panino più semplice che ho visto, ovvero il chicken burger, che praticamente, da quanto ho capito, c'è dentro la cotoletta di pollo e la maionese. E soprattutto ho voluto aggiungere un panino anche perché altrimenti questo video sarebbe stato molto molto breve, perché io di solito al Mac, quando vado con le mie amiche o con il mio fidanzato o con i colleghi di lavoro, prendo sempre patatine e le pepite e basta. Però per rendere il video un po' più lungo ho pensato di aggiungerci anche il panino. Allora, diamo subito un morso a questo panino, che è molto triste, però è l'unica cosa che veramente si poteva a dire? Non so se si dice a dire. Vabbè, che poteva fare con me, da un morso, eh. Vabbè, è solo pollo. È buono, però. Cioè, la cotoletta di pollo non sa dei McNuggets, come si chiama? Vabbè, dei polletti. Ah, ecco, perché anche i polletti li mangio, però i polletti non sanno di pollo. Questo sì. Vabbè. Lo posso tenere in considerazione per un giorno in cui magari avrò tanta fame e voglio prendermi un panino. Poi voglio anche farvi le challenge, quelle lì della persona di fronte a me sceglie cosa devo mangiare, anche se ragazzi lì sarà terribile perché è raro trovare una persona che al Mac prenda soltanto quello che prendo io, perché tra l'altro io non prendo neanche le salse. Però ho pensato di farmi accompagnare, così male che va, chissà come mangia. Le pepite sono buone, però prima di tutto non capisco perché hanno tolto le mozzarelle. Si chiamavano mozzarella bites, erano meravigliose. Cioè, non capisco perché hanno tolto quel prodotto. E poi il problema delle pepite è che se non ve le danno appena fatte, sono immangiabili. Io da piccola non mangiavo assolutamente il Mac, quindi cioè, crescendo ho fatto dei progressi, eh. Magari vi faccio un video su questa cosa, perché è sempre un po' difficile spiegarla, però non sono l'unica ad avere questo problema.
Nel senso che conosco anche, ho conosciuto anche altre persone che dicono che una cosa non gli piace, anche se non l'hanno mai assaggiata come me, perché hanno paura di assaggiarla. Hanno paura che non piace, che non, ma io questa cosa fin da quando sono piccola. Cioè, i miei genitori hanno provato in tutti i modi, quelle buone e quelle cattive. Non ci sono. Cioè, quando mi costringevano. Ops, scusate, quando mi costringevano ad assaggiare cose nuove che non volevo, a volte mi veniva proprio il conato, quindi, cioè, lasciavano perdere. Guarda. A me sembra sempre brutto fare i mukbang perché. Sto qui che mastico, però da quanto ho capito è una cosa bella. Ma questa è maionese secondo voi? O è una salsa particolare? Boh, a me non sembra maionese. Scusate, sta passando un aereo. Allora, vi volevo dire che il 12 ottobre ho un tatuaggio. Così lontano, direte voi. Eh sì, perché il mio tatuatore è sempre strapieno. Non ho mai posto libero. E non vi dico cos'è. Lo scoprirete. Però quest'anno voglio fare, cioè quest'anno da qui ovviamente anche nel 2020, eh. Quest'anno è il 2020, vabbè, che ansia più che altro. Voglio fare 1, 2, sicuro 3 tatuaggi. Uno vabbè per mia mamma. Ovviamente, già in mente cosa. Stupendo. Perché poi mi ha dato. Vi dico che riguardo un cartone animato. E se mi seguite su Instagram, potete arrivarci tranquillamente. Anzi, facciamo questo gioco. Giù nell'info box. Sì. Giù nei commenti. Provate ad indovinare quale cartone. Ripeto, chi mi segue su Instagram lo avrà capito sicuramente. E il mio tatuatore è molto bravo a tatuare i cartoni animati, quindi non vedo l'ora. Però il 12 ottobre non farò questo, il 12 ottobre ne farò un altro. Questi giorni, vedendo questi vari video mukbang, ho visto che in realtà io di fast food mangio soltanto al Mac principalmente, però ce ne sono altri tipo il Burger King, KFC, tipo KFC l'ho provato soltanto una volta a Barcellona. Perché era pieno di KFC a Barcellona. Scusate, un altro aereo. E basta. Cioè, non ci credo, mi si è riempita la card. E quindi ho dovuto cambiare, eccetera. E adesso non ricordo assolutamente dove ero arrivata. Mi sembra del Burger King. Vabbè. Insomma, volevo dire che le patatine del Burger King mi piacciono molto di più di quelle del Mac. Adesso so che scatenerò una polemica, però sono proprio più buone secondo me, cioè sono più succose, più ciocche. Sbaglierò. Spero che vi piacciono questi video. Comunque,
fatemi sapere se ci sono dei contenuti particolari che vorreste vedere. Io adesso finisco di mangiare e vado a vedermi Elite, perché è ricominciata. Ed è una serie TV che mi è piaciuta un sacco, molto più di 13. A parte che, vabbè, l'ultima stagione di 13 mi ha profondamente delusa. Finale orribile, vabbè. Elite mi piace innanzitutto perché sono spagnoli e secondo me hanno una marcia in più, perché me la vedo in lingua originale e è stupenda. Poi vabbè, alcuni sono gli attori della Casa di Carta. Due, tre, se non sbaglio. E poi mi piace proprio la trama. Tutti questi intrighi. Intorno a questi compagni di scuola. Ricordo un po' tipo Paso Adelante, quelle serie TV, che poi non erano serie TV, erano telefilm, ecco, che facevano il pomeriggio su Italia 1, che io e mia cugina Federica vedevamo sempre tutti. Quindi fatemi sapere se anche a voi piace o se avete qualche serie TV da consigliarmi, perché alla fine io le serie le consumo. Ho già finito 13, ho già finito, vabbè, La Casa di Carta appena uscita, Stranger Things. E quindi fatemi sapere voi. Questa è tinta labbra di Sephora. Devo dire che regge abbastanza bene. Qui, approfittiamo per vedere anche questo dettaglio, no? Ok, allora. Questo video mukbang McDonald's finisce qui perché ho finito da mangiare, di mangiare. Non è caduta neanche una patatina nel sacchetto. Adesso l'avrei mangiata. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se vi piacerebbe vedere altri video del genere sul canale. Insomma, datevi un po' alla pazza gioia. Io vi ricordo come sempre che vi stramo follemente. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!